La prima domanda è stata quella di Davide, che mi ha chiesto, adesso ti faccio una richiesta particolare, perché non fai una lezione su come si abbina il canto alla chitarra. Io mi trovo in difficoltà quando devo suonare e cantare insieme, c'è qualche esercizio da fare? Grazie Davide per l'attenzione. E quindi vediamo adesso come si suona e si canta insieme, qualche consiglio che posso darvi per velocizzare, diciamo, il passaggio da non lo so fare a ok, lo so fare. Ovviamente non è che ci sono trucchetti o cose del genere, bisogna un attimo lavorare bene su alcune cose. Le prime volte sarà un po' noioso, ma poi vedrete che tutto sarà sempre più semplice. Allora, quindi facciamo una premessa per quanto riguarda questo discorso. La premessa è che il fatto di cantare e suonare insieme è un po', io ho fatto delle lezioni di batteria, so suonare un po' la batteria per esempio, ho fatto, diciamo, proprio base, però un po' di cose le ho fatte, ed è un po' come suonare la batteria. Perché? Perché devi mettere un po' in coordinazione due cose diverse, due ritmi diversi, perché con la voce magari c'è da fare una scansione ritmica, mentre con la mano destra ne farete un'altra e dovrete cambiare gli accordi. Quindi è una questione proprio di mettere insieme diverse scansioni ritmiche, coordinarsi insieme in modo che questo venga fuori nel modo più fluido possibile e nel modo più naturale possibile. E cosa succede? Perché vi dico è un po' come quando si inizia con la batteria, perché quando uno inizia ad imparare a suonare la batteria, ripeto, io lo dico per quanto riguarda la mia esperienza, succede che inizialmente c'è proprio uno scalino, cioè io all'inizio, se devo fare un ritmo completo con la batteria, quindi con il charleston, con la cassa, con il rullante, quello che farò sarà inizialmente avere grosse difficoltà perché non riesco proprio a farlo, ok? Poi a un certo punto mi sblocco e sblocco quella capacità e dopo sembra quasi strano non averlo fatto prima, ok? Quindi c'è uno scalino iniziale molto importante, poi una volta sbloccati, almeno su quella tipologia di ritmi, immaginiamo un 4/4, riusciamo a fare un po' tutto tranquillamente. Quindi il fatto di cantare e suonare è un po' una cosa di quel tipo, quindi non vi preoccupate se all'inizio sentite, cioè pensate di essere negati, non vi preoccupate, ci sentiamo tutti negati all'inizio quando dobbiamo fare questo tipo di cose, poi ci si sblocca e via. Vi do una serie di passi, diciamo, da fare per affrontare magari un brano da cantare e suonare insieme. Attenzione che quando iniziate cerchiamo di fare brani molto molto semplici. Uno che suona già bene con gli accordi, si sente sicurissimo con la chitarra, eccetera. Comunque stiamo facendo una cosa nuova, cioè andare a cantare e suonare insieme, stiamo facendo una cosa nuova. Ripartite da magari canzoni molto semplici che quindi non vi impegnano troppo con la chitarra e anche con la voce, e poi magari cominciate a fare cose un po' più complesse, perché ci sono canzoni più semplici e canzoni più difficili da cantare e suonare insieme. Quindi magari partiamo da quelle più semplici per tutto, in modo da cominciare a lavorare sulla coordinazione. Poi una volta trovata la coordinazione, trovate un po' l'indipendenza tra la voce e le nostre braccia e le nostre mani. Una volta trovata quell'indipendenza lì andremo via molto molto più spediti. Quindi, primo passo, devi prima di tutto, cioè prima ancora di pensare di fare queste due cose insieme, studiare molto ma molto bene sia la parte della chitarra da sola, sia la parte del canto da solo. So che può sembrare scontata questa cosa, però spesso succede che si salta questo passaggio, cioè magari prendo il canzoniere e provo subito a fare entrambe le cose. Dato che siamo all'inizio e non siamo ancora, cioè se me l'avete chiesto vuol dire che non riuscite ancora a fare quella cosa lì, comincio a studiarmi bene, benissimo, la parte della chitarra, poi da solo mi vado a studiare solo la parte di canto bene, in modo da padroneggiarlo molto bene, e poi passo al secondo step. Il secondo step è quello di, prima di tutto, dimenticare, togliersi dalla testa il fatto di andare a provare subito il brano in tutta la sua completezza. Allora, il secondo passo è quello di andare a vedere dove sono i cambi di accordo. Ho studiato la parte di chitarra e eccetera eccetera, c'è questo tipo di ritmo qua. Ecco,
ok, l'ho studiata benissimo, la so fare benissimo con la chitarra, ma nel secondo passo dobbiamo dimenticarci di farlo nel modo completo. Andiamo a vedere su un canzoniere, che può essere online o cartaceo, andiamo a vedere dove ci sono i cambi di accordi. Abbiamo visto in un'altra lezione come si legge un canzoniere, abbiamo visto che l'accordo viene messo esattamente nel punto della parola in cui c'è il cambio dell'accordo, ok? Quindi quello che andrò a fare sarà, terzo passo, è quello di suonare una pennata per ogni accordo, e vado a fare questo, ok? Facciamo un esempio, la canzone del sole. Ok, se è questo, io al posto di fare questo faccio solo... Ok, quindi vado a vedere dove c'è il cambio degli accordi e vado a cantare anche solo con na 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 na, così è più semplice. E faccio una pennata per ogni accordo. A questo punto già siamo a un buon punto, anche se ovviamente, per esempio, se io andassi a fare una canzone un po' più, non so, tipo... Ok, se io la faccio con una pennata per ogni accordo... Ovviamente sentite che è un po' noiosella, insomma, da fare in questo modo. Cominciamo... nel quarto passo a aggiungere leggermente dei pezzi di ritmica, quindi non subito sulla ritmica completa, ma cerchiamo di fare una via di mezzo, ok? Quindi per esempio, se prima facevamo così, adesso possiamo fare, ok? Quindi magari aggiungendo un pezzettino. E qui vediamo che capiamo subito qual è il concetto per riuscire a fare quello che dobbiamo riuscire a fare, cioè cantare e suonare insieme. Il concetto è proprio quello di spezzettare in piccolissimi passi, in piccolissimi step, tutto il processo di imparare a fare quella cosa lì. Quindi la cosa che vi dovete portare assolutamente a casa, proprio da stampare in testa, è proprio la cosa di piccoli piccoli passi, piano piano, in modo da non neanche accorgersi del fatto che stiamo aumentando la difficoltà di quello che facciamo, ok? Ovviamente il quinto passo è poi quello di fare tutto completo, ok? Quindi sia con la ritmica completa, eccetera, eccetera. Però questa cosa di salire gradualmente vi porterà, un po' come quando studiate degli esercizi di stretching o comunque degli esercizi a velocità molto bassa e salite piano piano, cioè 2 bpm, fate, poi 2 bpm più veloce, fate per tanto tempo, poi avanti così, non vi accorgete che state migliorando e quindi alla fine arrivate ad ottenere dei risultati molto molto interessanti senza neanche rendervi conto che avete fatto quello step. Qua il concetto è la stessa cosa, solo che bisogna spezzare in modi diversi, ovvero partendo dallo studio completo in modo separato, poi uniamo ma lo facciamo in modo molto 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 semplice, poi andiamo a aggiungere un pezzo di ritmica e poi andiamo a farlo completo. Ovviamente per la questione di aggiungere le parti di ritmica e creare la ritmica, ovviamente vi ricordo che ci sono le lezioni apposta nel corso che avete, quindi se non siete ancora arrivati alle lezioni sulla creazione della ritmica, andate lì. E quindi questo, diciamo che è tutto, dovremmo esserci. Io vi ho dato 5 step. Ovviamente ogni volta che trovate troppa difficoltà tra un passaggio e l'altro, ritornate al passaggio precedente e provate a consolidare meglio quel passaggio lì, perché se fate un passaggio in avanti di uno step tra questi che ho detto e vi trovate molto in difficoltà, può essere che abbiate fatto il passaggio troppo presto, ok? Grazie, non vedo l'ora di provare. Ah, grande Davide, che è colui che mi ha fatto la domanda, quindi sono contento
che tu abbia ringraziato vuol dire che è abbastanza chiaro. Avete domande su quello che ho detto?